Alle ore 2, dalla Spezia, partì il gruppo torpediniere Pegaso. Alle ore 2.45, dal porto di Genova, partì la torpediniera Libra, facente parte del gruppo Pegaso, e alle 2.47 l'ottava divisione navale. L'ammiraglio Bergamini aveva avuto disposizioni di passare con le forze navali da battaglia non tra la Corsica e la Toscana, ma ad ovest della Corsica. Alle ore 00.40 mandò un messaggio a Supermarina in cui comunicava che sarebbe partito alle ore 3, che avrebbe raggiunto un primo punto di atterraggio dal quale avrebbe accostato a sinistra con rotta 180 gradi, assicurando che sarebbe passato al di fuori della Corsica e che avrebbe raggiunto un secondo punto di atterraggio in prossimità dell'isola della Sinara, dal quale avrebbe accostato a sinistra per portarsi nella rotta di sicurezza all'interno dei campi minati. Le unità si disposero in linea di fila. La flotta assunse rotta 218 gradi e velocità 24 nodi. Alle ore 4.11, il comandante in capo delle forze navali da battaglia, ammiraglio Bergamini, ordinò a tutte le unità dipendenti di disporsi secondo il dispositivo di marcia GE-11. Ore 6.15. A nord di Capo Corso avvenne il ricongiungimento con l'ottava divisione salpata da Genova. Per ottenere una maggiore omogeneità nelle caratteristiche degli incrociatori, il Duca d'Aosta passò alla settima divisione, sostituendo l'Attilio Regolo, che entrò a far parte dell'ottava divisione. Alle ore 6.30, l'ammiraglio Bergamini ordinò di disporsi secondo il dispositivo di marcia GE-12. Alle ore 6.50 ordinò a nave Libra di portarsi in avanguardia a 4.500 metri di distanza. Il complesso navale delle forze navali da battaglia risultò pertanto così costituito. La settima divisione, comandata dall'ammiraglio Romeo Oliva, formata dagli incrociatori Eugenio di Savoia, Raimondo Montecuccoli ed Emanuele Filiberto Duca d'Aosta. La nona divisione, comandata dall'ammiraglio Enrico Acorretti, formata dalle corazzate Roma, Italia e Vittorio Veneto. L'ottava divisione, comandata dall'ammiraglio Luigi Biancheri, formata dagli incrociatori Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, Giuseppe Garibaldi e Attilio Regolo. I gruppi di scorta alle forze navali da battaglia, comandati dal capitano di vascello Franco Garofalo, formati dalla 12ª squadriglia, comandata dal capitano di vascello Giuseppe Marini, e dalla 14ª squadriglia, comandata dal capitano di fregata Amleto Baldo, rispettivamente formate dai cacciatorpediniere mitragliere, fuciliere, carabiniere, velite e legionario Alfredo Oriani, artigliere, grecale. E la torpediniera Libra, comandata dal capitano di corvetta Nicola Riccardi. Si proseguì con rotta 220 gradi e velocità 22 nodi. Alle ore 8.40 avvenne il ricongiungimento con il gruppo torpediniere Pegaso, che si portò in avanguardia lontana. Alle ore 9 la formazione accostò a sinistra per dirigere verso il Golfo della Sinara. Venne assunta rotta 180 gradi e la velocità venne ridotta a 20 nodi.
Alle ore 9.41, ricognitori tedeschi effettuarono il primo avvistamento delle forze navali. Venne avvisato il comandante della seconda Luftwaffe, il quale ritenne opportuno attivare immediatamente il piano predisposto dall'alto comando, che tra l'altro specificava: le navi da guerra italiane che fuggano o provino a passare dalla parte del nemico devono essere costrette a rientrare in porto o distrutte. Alle 10 mio padre mandò un messaggio al comando Marina della Maddalena per dirgli che la sosta che avrebbe fatto la Maddalena sarebbe stata breve e quindi conseguentemente di determinare Marina Maddalena gli ormeggi delle unità delle forze navali. Dopo un'ora Marina Maddalena mandò un messaggio alle forze navali della battaglia precisando: dato che la sosta è breve, gli ormeggi sono i seguenti. Quindi questo dimostrava che mio padre si stava attenendo agli ordini ricevuti da De Courten di andare alla Maddalena, e De Courten, sempre nella telefonata del 23-31, gli aveva assicurato che la Maddalena avrebbe trovato il testo dei documenti amministrativi e le disposizioni del porto sotto controllo alleato che avrebbe dovuto raggiungere le forze navali della battaglia. Alle ore 10.30 venne avvistato un ricognitore tedesco, venne dato l'allarme aereo e le unità proseguirono a zigzag. La velocità venne aumentata a 27 nodi. Alle ore 10.46 venne riconosciuto un ricognitore alleato. Fu dato l'allarme aereo e si proseguì zigzagando. Alcune unità aprirono il fuoco con le batterie contraeree. Il comandante in capo ordinò a tutte le unità di non fare fuoco contro velivoli riconosciuti come inglesi o americani. Alle ore 10.56 venne avvistato un ricognitore inglese. Alle ore 12, avvicinandosi alle coste sarde, l'ammiraglio Bergamini ordinò alla torpediniera Libra di entrare in formazione con il gruppo Pegaso e a tale gruppo di passare in scorta ravvicinata. Alle ore 12.04, in prossimità dei campi minati, il comandante in capo ordinò di assumere il dispositivo di marcia GE-11. Era necessario procedere in linea di fila per entrare nella rotta di sicurezza in mezzo ai campi minati. Alle ore 12.12, l'ammiraglio Bergamini diede libertà di manovra al gruppo Pegaso per entrare in porto. Alle ore 12.14 ordinò alla settima divisione di condurre la navigazione fino alla Maddalena. Alle ore 12.25 la Maddalena venne occupata dai tedeschi. Alle ore 13.21 venne avvistato un aereo tedesco e venne dato l'allarme aereo. Alle ore 13.30 la velocità venne ridotta a 20 nodi. La 12ª squadriglia ricevette l'ordine di mettersi di poppa alla Vittorio Veneto. Saper Maria mandò subito messaggi a tutte le unità navali che si trovavano al di sopra del 52° parallelo, quindi comprese le forze navali da battaglia, che dovevano invertire la rotta e dirigere per Bona. Dato che il messaggio era cifrato, l'ammiraglio Bergamini non venne subito a conoscenza dell'avvenuta occupazione della Maddalena. Si proseguì quindi accostando a sinistra con rotta 110 gradi. Alle ore 14.30 le forze navali da battaglia assunsero la rotta di sicurezza di 46 gradi per arrivare alle bocche di Bonifacio. Alle ore 14.41, dopo essere stato decifrato, il messaggio di Supermarina venne consegnato all'ammiraglio Bergamini. Gli ordini erano di invertire la rotta e dirigere per Bona. L'ammiraglio Bergamini ordinò immediatamente di accostare ad un tempo di 180 gradi a sinistra. Alle ore 14.46 la velocità venne ridotta a 18 nodi
e venne assunta la rotta di 285 gradi, che era la rotta di sicurezza necessaria per uscire dal Golfo della Sinara per poter poi accostare a sud verso Bona. E appena presa rotta 285, che era quella necessaria per uscire dal Golfo della Sinara e poi accostare a sinistra per andare a Bona, mandò un messaggio a Supermarina e per conoscenza alle 7, 8 e 9 divisione navale, dicendo che aveva invertito la rotta e che dirigeva su Bona. Alle ore 14.47 un ricognitore tedesco osservò la manovra e avvertì immediatamente il suo comando. I tedeschi diedero disposizioni alla seconda Luftwaffe di attaccare le forze navali da battaglia. Decollarono quindi dall'aeroporto di Istres, in 3 ondate, 28 Dornier 217. Alle ore 15.15 venne avvistata la formazione aerea in avvicinamento, formata da 11 bombardieri. Dato il rilevante numero di velivoli, il comandante in capo alzò a riva il segnale P3, che significava posto di combattimento pronti ad aprire il fuoco. Alle ore 15.37, i primi 5 aerei tedeschi avevano superato il punto previsto per lo sgancio delle bombe e quindi dovevano considerarsi in allontanamento. Fino ad allora, infatti, il bombardamento avveniva da 3.000 metri di quota su un sito di 60 gradi. Questa volta, invece, i tedeschi utilizzarono una bomba radiocomandata di nuova concezione, che veniva lanciata da 6.000 metri su un sito di 80 gradi, quindi quasi sulla verticale del bersaglio. Gli ordini previsti in un terzo argomento amministrativo, che era il promemoria DIC, relativo solo alla Marina, prevedevano che le armi delle navi dovevano essere per chiglia, quindi che non potevano sparare contro formazioni navali, potevano essere utilizzate solo contro formazioni aeree e solo al momento in cui l'attacco della formazione aerea sarebbe diventato operativo, quindi che le navi fossero sotto bombardamento da parte degli aerei tedeschi. Non appena mio padre vide un segnale luminoso che si staccò da uno degli aerei, dette ordine immediatamente di aprire il fuoco. Data l'elevata quota a cui volavano gli aerei tedeschi, i cannoni italiani dovettero sparare alla massima elevazione. Nonostante ciò, risultando difficile la precisione del tiro, si ottenne un efficace fuoco di sbarramento. Alle ore 15.42, un aereo tedesco raggiunse nave Roma di poppa e sganciò. La bomba colpì la nave nella parte centrale sul lato destro, tra la torre numero 9 e la torre numero 11 delle batterie contraeree. La bomba attraversò tutto lo scafo e scoppiò in mare, provocando l'allagamento del locale caldaie e macchine di poppa. I danni causati immobilizzarono le 2 motrici relative alle eliche della estrema poppa, riducendo la velocità da 22 a 16 nodi. Alle ore 15.52, un altro aereo sganciò la sua bomba su nave Roma. La bomba si infilò tra il torrione corazzato e la torre numero 2 dei cannoni di grosso calibro. Penetrò attraverso i ponti e scoppiò nelle vicinanze della camera deposito delle cariche di lancio. Abbiamo rappresentato schematicamente quanto avvenne per evidenziare la drammaticità dell'evento. Si creò all'interno della nave una pressione tale da scaraventare al di fuori della sua sede tutta la torre numero 2, presumibilmente uccidendo all'istante i 40 uomini di servizio all'interno. La torre, dal peso di circa 1.500 tonnellate, venne lanciata in aria e ricadde in mare. Anche le motrici di prora si bloccarono e la nave proseguì solo per abbrivio. Si alzò una densa colonna di fiamme e fumo
che raggiunse gli 800 metri di altezza e che avvolse completamente il torrione corazzato. Tutto il personale destinato al torrione morì immediatamente. L'ammiraglio Biancheri, rendendosi conto della tragica situazione in cui si trovava la corazzata Roma, dette disposizione ai cacciatorpediniere della 12ª squadriglia di dare soccorso al comando in capo delle forze navali da battaglia. Il comportamento del personale della corazzata Roma fu esemplare. Moltissimi furono gli episodi di abnegazione per salvare i compagni feriti, così come fu encomiabile l'opera degli ufficiali e dei sottufficiali, che riuscirono a mantenere la calma e l'ordine. Molti persero la vita pur di dare soccorso ai compagni rimasti intrappolati. La nave cominciò a sbandare sulla destra e a un certo momento l'ufficiale di Stato Maggiore più anziano, che era il tenente Rivascello, incise la rocchetta, dette ordine di abbandonare la nave. Subito dopo la nave si spazzò in due e i due tronconi si inabissarono. L'ammiraglio Biancheri, nel suo rapporto di navigazione, descrive questo momento in questa maniera. Vedo il personale del Roma che in maniera tranquilla si sta dirigendo verso Poppa. Alle 16:11 la nave si inabissa. Nave Garibaldi e nave Montecuccoli, che facevano parte della 7ª divisione navale, defilano rendendo gli onori alla nave morente. L'ammiraglio Oliva, a seguito della scomparsa dell'ammiraglio Bergamini, assunse il comando della flotta quale ammiraglio più anziano nel grado. La flotta proseguì con rotta verso ovest in attesa delle istruzioni da Supermarina. Fu sotto attacco dei bombardieri tedeschi fino alle ore 19:40, ma l'unica nave colpita risultò l'Italia, riportando danni non gravi, dato che ad ogni attacco le batterie contraeree aprirono il fuoco, contrastando efficacemente l'azione tedesca. Alle ore 21 le forze navali da battaglia accostarono a sud e il mattino dell'11 settembre giunsero a Malta. Il capitano di vascello Marini assunse il comando del gruppo di soccorso formato dai cacciatorpediniere della 12ª squadriglia e dall'incrociatore Attilio Regolo e diresse verso il porto di Mahon, sull'isola di Minorca, sede di un'importante base navale con un'efficiente organizzazione sanitaria militare, per sbarcare i feriti. Alle ore 8:30 del 10 settembre attraccò alle banchine di Porto Mahon. Ci racconta il signor Mario Cappa, residente da diversi anni a Mahon e appassionato studioso della storia della corazzata Roma, quello che avvenne nei giorni successivi. Nel porto di Mahon, dopo l'affondamento, dopo il recupero dei sopravvissuti, 600 sopravvissuti con 4 navi della scorta vennero a Mahon. Il porto di Mahon è un fiordo lungo 7 miglia e al centro c'è l'isola del Re, che era l'ospedale militare inglese, dove furono portati i feriti, circa 300 tra feriti e soprattutto ustionati, bruciati dall'esplosione. 16 mesi passarono i naufraghi e i loro salvatori in quest'isola, perché rimasero internati. Ci sono moltissimi episodi di umanità che mettono in evidenza sia la capacità di solidarietà e di affetto che alla fine poi hanno dimostrato i cittadini di Minorca, di Mahon in particolare, anche di Escastel e i nostri connazionali. C'è un episodio molto interessante, molto divertente e bellino, che tre dei marinai erano andati in una finca che si chiama Sant'Antonio, quella finca lassù che si dice dove alloggiava l'ammiraglio Nelson quando la flotta inglese era in questo porto, e loro sono andati a rubare i fichi. Il fattore della villa li trovò, lui andava a caccia di conigli selvatici, quindi aveva la scopetta, aveva il fucile in mano, li tranquillizzò, dice: se avete fame venite a casa mia. E da quel giorno nacque un'amicizia che è continuata con i discendenti, con i figli e con i figli dei figli, e adesso dopo 65 anni da quel fatto
ancora i discendenti con la vedova del marinaio che era Ciro Refice, ancora sono in relazione, ancora fino a qualche anno fa, ancora ogni 2 anni gli italiani venivano a Minorca, venivano a Maone e loro sono andati a Genova dove abitava la signora Orefice. Ancora oggi, se uno va in un qualsiasi negozio e vede una persona con i capelli bianchi e accenna alla storia del Roma, troverà sempre qualcuno che dice: io avevo mio nonno, io mio zio, mio padre o mia sorella aveva relazioni con un italiano. Quindi il fattore umano è stato quello che in un certo senso li ha salvati anche da quello che è il trauma dopo una tragedia di questo genere. Questo è l'ospedale navale inglese che fu voluto dall'ammiraglio Byng, che era il comandante della flotta del Mediterraneo, flotta inglese del Mediterraneo nel 1711, e fu finito dopo una decina d'anni, e qui è stato sempre ospedale, sia per i militari, ma in un secondo tempo poi anche quando fu preso dagli spagnoli, anche per la popolazione civile, perché era l'unico ospedale che c'era nell'isola. Qui furono portati anche i nostri marinai, i quali furono consolati dalle figlie della carità, che qui erano le madri o le sorelle ausiliarie, e mi racconta Suor Demetria, che lei era qui all'epoca, che la maggior parte erano bruciati nelle braccia, nelle mani e nel viso. E allora, per difenderli dalle mosche, perché li curavano col tannino, che il tannino è quella sostanza che si ricava pulendo le botti, per curarli delle bruciature, e gli avevano fatto delle specie di gabbie di cartone dove avevano le mani dentro, per cui molta gente ha passato parecchi giorni quasi seduta, senza potersi appoggiare, con queste mani avvolte da queste cose. Tra le persone che vennero in aiuto dei feriti e degli equipaggi, dobbiamo ricordare Fortuna Novella, meglio nota come Mamma Mahon. Italiana, residente a Mahon, si prese cura dei feriti come se fossero suoi figli. Procurò loro cibo e medicinali e tenne i contatti con i familiari in Italia. Grazie al suo intervento presso le autorità locali, agli equipaggi venne concesso di restare a bordo delle proprie navi e di muoversi liberamente nonostante l'internamento. Quando arrivarono i marinai italiani, erano 600 i sopravvissuti, 620, e li portarono tutti qui perché dovevano essere controllati. E era talmente tanta le persone che erano qui, che i medici mandarono a casa i ricoverati spagnoli che c'erano, perché quelli che stavano un po' meglio, per poter far posto. E raccontano che addirittura nel passiglio, nel corridoio fuori, c'erano delle brande per terra per far posto a questi che erano arrivati. Quelli più gravi, tipo il tenente di vascello Incisa della Rocchetta, fu mandato subito, lui ed altri, a Madrid, altri a Barcellona, dove subirono una quantità impressionante di operazioni, perché, ripeto, la maggior parte era bruciato, più che ustionato, era proprio bruciato. Si racconta anche che per settimane nel porto di Mahon c'era odore di carne bruciata. E sempre secondo il racconto di Suor Demetria, dice, loro che facevano il turno di notte e andavano appunto per le camerate a vedere questi che soffrivano, al mattino, quando smontavano, che tornavano alla loro casa, dovevano cambiarsi tutti i vestiti e farsi la doccia, e ogni giorno dovevano fare il cambio di vestiti, perché tutto aveva odore di carne bruciata, che è durata per molto tempo. In una di queste sale dove sono stati ricoverati i nostri marinai è nato il primo e unico museo esistente al mondo sulla storia della corazzata Roma. È nato per volere di alcune persone, di alcuni italiani che vivono qui a Minorca, ed è a disposizione di tutti.
chiunque ha bisogno di avere informazioni, notizie, tutti i documenti che abbiamo, tutte le fotografie, tutto quello che riguarda la corazzata Roma è gratuitamente a disposizione di tutti. Qui c'è una sala che abbiamo approntato adesso per far vedere come erano le sale con i letti che avevano a disposizione all'epoca del 43. Degli oltre 600 naufraghi recuperati, 11 giunsero morti e 13 morirono all'ospedale sull'isola del Rei a Porto Mahon a causa delle gravi ferite riportate. Nel 1950 la Marina Militare fece erigere nel cimitero di Porto Mahon, dove erano sepolti i marinai, un monumento alla memoria dei caduti della corazzata Roma. L'ammiraglio Carlo Bergamini fu decorato alla memoria con la medaglia d'oro al valor militare, con la seguente motivazione: comandante in capo delle forze navali da battaglia, sorpreso dall'armistizio in piena efficienza materiale e morale, trascinò con l'autorità e con l'esempio tutte le sue navi ad affrontare ogni rischio, pur di obbedire, per fedeltà al re e per il bene della patria, al più amaro degli ordini. E nell'adempimento del dovere scomparve in mare con la sua nave ammiraglia, colpita a morte dopo accanita difesa dal nuovo nemico, scrivendo nella storia della Marina una pagina incancellabile di dedizione e di onore. Acque della Sinara, 9 settembre 1943. La nave Roma ora giace in fondo al mare. Al suo interno riposano 1.393 uomini dell'equipaggio e tra loro anche l'ammiraglio Carlo Bergamini. Vogliamo ricordarla per un'ultima volta ancora in navigazione, con i suoi uomini schierati in coperta.